nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Luisa Corna, aspetta, prenditi ancora questo applauso tutto per te, perché è veramente meravigliosa, meravigliosa. E vieni donna, vieni anche tu a complimentarti. Posso trattenerti solo un secondo, perché vorrei approfittare, certo, della tua presenza per raccontare una storia che chi segue il Festival del Carmine conosce, ma tu no, e quindi ho voglia di raccontarla anche a te. Volentieri. Sul nostro Carmine, che è, sì, splendido anche normalmente, proiettiamo l'angelo del festival, che è il nostro simbolo, la nostra mascotte. Noi l'abbiamo battezzato Danielino o Danielito, a seconda delle serate, ovviamente è intitolato a lui, a Don Daniele. Capisco. Questa sera potrebbe essere Danielito, visto la versione spagnola che è vero, fatto. È vero. Esatto. E ha una storia particolare questo simbolo, perché a noi piace immaginare che raccolga durante la sera, anche durante il festival, tutte le preghiere che le persone portano in chiesa durante la giornata e che poi le accompagni su a chi di dovere. E quindi è per questo che è il nostro simbolo, che è il nostro portafortuna, anzi il portafortuna è quello che vi distribuiranno. Per cui chi di voi non lo avesse ancora, quindi solo chi non è mai venuto non ce l'ha, perché sennò ce l'avete tutti. Quindi qualora qualcuno di voi fosse nuovo al festival, siete insomma invitati a prendere... Tu, poi ce l'abbiamo anche per te, ovviamente. Anzi, sarebbe bello. Fortuna non guasta mai. Sì, poi passano gli incaricati e lo consegnano. Ti lascio andare, grazie, ti lascio andare, grazie. Però poi ti vogliamo per il gran finale, mi raccomando. Grazie. Grazie.